Buongiorno ragazzi, Lorenzo Luca qua per voi, benvenuti nel video di oggi. Siamo qua in palestra, c'è un tempo veramente orribile fuori. Orribile, infatti si sente anche un pochettino di fiacchezza addosso. Vero? Ma perché sono meteoropatico? Abbastanza, probabilmente sì. Mamma mia. Infatti, male. Siamo qua in palestra, ora vi porteremo un allenamento. Diciamo che questo video lo inizieremo a fare senza troppi tagli, troppe robe complicate, perché vogliamo farvi vedere anche un po' l'esecuzione visiva dell'esercizio. Direi che ci possiamo andare a cambiare. Esatto, subito, che siamo anche un pochino in ritardo. A fra poco. Ed eccoci qua pronti ragazzi, ci siamo cambiati. Allora, nella giornata di oggi si parte con un superset in teoria di press tension e stacco gambe tese. Purtroppo non abbiamo la possibilità di mantenerli in superset perché l'area dell'hyper extension è dall'altra parte della palestra, quindi iniziamo semplicemente con hyper extension per scaldarci e poi andiamo di là a fare gli stacchi gambe tese. Esatto, una salita in 5 secondi, 8-10 colpi. Allora, hyper extension noi la eseguiamo con il ginocchio leggermente flesso e il focus mentale è sulla parte bassa del polpaccio che spinge contro il cuscino. Ragazzi, la lombare sta bruciando come l'inferno, io ve lo dico. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you just freaked out. Keep ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Ora passiamo a uno squat 5x5, una discesa in 5 secondi, fermo di 2 secondi in basso e una salita in 5 secondi. Allora, data la non correttezza della scarpa per questo tipo di esercizio, io vado a togliermela. Everybody stays the same, so be different, make a name, huh? And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. I'm just like a... Da svarione perso. E prenditi in faccia anche tu. E non sembra tu abbia una faccia molto... El men. Da svarione. Abbastanza. Andiamo svarionato, a cambiare esercizio, direi. Ragazzi, allora. Quindi, chiappa la scheda, c'è un triset adesso ragazzi, non è che ci divertiamo tanto. Dopo uno squat del genere ovviamente c'è un triset che prosegue sulle gambe. Triset, come diceva bene, di leg curl sdraiato, leg extension e pressa. Che pressa. I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and sits. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly I get it, promise me you won't regret it. Facciamo un pochettino di stretching alle spalle e passiamo immediatamente alle alzate laterali. Addirittura sono 50 colpi per 4 serie. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend, not a myth, yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise, try to harness. As an artist, stay modest, it's a long quest, I will not quit till 10,000 people. Ora passiamo un lento avanti come esercizio finale e poi abbiamo terminato. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to focus.
Ok ragazzi, allenamento terminato. Ora vi porto a casa con me, farvi vedere quello che andrò a prepararmi per tutta l'arco della giornata. Tardi rincontrerò Luca per farci un paio di chiacchierate. Oh, ragazzi, fantastico, mi è tornato il sorriso, anche perché come potete ben vedere la giornata di oggi è cambiata in meglio, dalla pioggia a un sole che spacca le pietre. Intanto, allora, andiamo a vedere subito quindi cosa mi sono preparato nella giornata di oggi, nel mentre lui si diverte col pallone. Ciccio, cosa mi sono preparato da mangiare? Un parolone, sono a metà strada. Qui abbiamo già il riso pronto. Nel mentre qua il mio pollettino si sta scongelando, anche perché è come un deficiente, me lo sono dimenticato nel freezer. E il tutto poi sarà accompagnato da una buonissima insalatina. Volevo semplicemente dirvi che, ad esempio, nel caso dell'insalata, per quanto riguarda i valori nutrizionali, magari possiamo anche chiuderci un occhio, però... Esempio, prendiamo dei pisellini, guardiamo i valori. Allora, già con un valore del genere, ragazzi, non possiamo chiudere un occhio. Verdure in cui i valori sono un po' più alti rispetto alla media, ragazzi, vanno calcolati, perché comunque sono calorie in più. Comunque ragazzi, è la seconda volta che mi beccate cucinare solamente riso e pollo. Sia chiaro ragazzi, io non mangio tutti i giorni così. Durante la settimana vario spesso. Il problema è che in giorni come questi, ad esempio, dove non ho tempo di stare appunto dietro tanto i fornelli, purtroppo l'unica soluzione è appunto questa. Ok ragazzi, qua in casa io e il mio cane siamo alimentarmente più fissati. Questo è il cibo del mio cane ed è un po' di riso, del pollo bollito e qualche verdura varia. Ragazzi, uno spettacolo. Buon appetito, Ciccio! Uscito dalla doccia, vi ho risparmiato il meal prep perché, come sappiamo tutti, è molto noioso. Nulla, sono super in ritardo, ora porto giù la bestia. Dov'è? Eccolo lì. Porto giù la bestia e nulla, poi andrò a incontrare Luca. I'm feeling so hollow, don't you know? Don't you know? I'm living in shadow. Eccoci qua ragazzi, buongiorno, finalmente ci siamo rincontrati io e Luca per parlarvi, scusate il fiatone, di un bellissimo argomento che riguarda appunto i giorni on e i giorni off. Specifichiamo: giorni on, giorni di allenamento, giorni off sarebbero rest day, giorni di riposo, chiamateli un po' come vi pare. Allora, direi che ci sono tante credenze riguardo questo argomento, riguardo appunto la distribuzione dei macronutrienti necessari piuttosto che altro. Da dove cominciamo? Incomincio io. Allora, incomincio a chiedere a Luca, perché oggi, non so, voglio farlo un po' così il video, voglio fare qualche domanda a Luca, anche perché sta studiando per questo. Mettiamolo un po' alla prova, insomma. C'è un mood diverso oggi, dai. Volevo sapere, secondo te, realmente a che cosa serve variare i macronutrienti nei giorni on e nei giorni off? Esempio, una carb cycling. Prendo allora, per esempio, certo, questa. Certo, perfetto. Che direi che la carb cycling, tra l'altro, è una di quelle cose che sta prendendo molto piede ultimamente e viene utilizzata spesso dagli atleti. Diciamo che il nostro corpo non è totalmente stupido. Noi pensiamo di ingannarlo spesso, ma non è così. Appunto, le persone vogliono arrivare ad ottenere una condizione fisica sperimentando tutte queste cosine, senza mai andare a calcolare alla fin fine il totale calorico settimanale, che è la cosa molto più importante. Quando parliamo di un atleta, la carb cycling potrebbe essere utile perché è una pulizia ulteriore in vista di una gara. Spieghiamo un attimo cos'è la carb cycling velocemente. Allora, carb cycling significa che nei giorni on spesso si tendono ad alzare i carboidrati, in buona sostanza, e nei giorni off si tendono a tenere un pochettino più bassi, appunto perché c'è un consumo glucidico minore. Inferiore. Spesso si aumentano anche un pochettino i grassi per una questione ormonale, sempre mantenendo un totale calorico determinato. Chiusa parentesi. In una vita normale un processo simile è inutile, ragazzi, anche perché onestamente fare degli sbattimenti del genere per una persona che non vuol fare nemmeno una gara è quasi inutile, cioè ci si perde del tempo e psicologicamente è molto pesante da affrontare, anche perché Lorenzo, come avete ben visto fisicamente, è molto dotato. Ecco, lui la carb cycling non l'ha mai fatta, non varia assolutamente i suoi macronutrienti durante le giornate di allenamento
e durante le giornate rest. Ma semplicemente non perché io non la voglia fare, ma anche perché, visti i tempi, visto il fatto che tra poco ho una gara e quant'altro, non avrei nemmeno tempo né, diciamo, la sicurezza di affrontare un percorso alimentare un po' diverso che magari non mi è nemmeno necessario o mi peggiora la mia condizione. Infatti noi lo consigliamo sempre a tutti di sperimentare alimentarmente le varie tipologie, magari, di metodi piegati sui libri, certo, portati da qualcuno che ha studiato quello per una vita. Sperimentare è sempre la cosa migliore, perché ragazzi, ognuno di noi è diverso, ognuno di noi reagisce in modi diversi e quindi non si potrà mai sapere come reagisce lui a una cosa, io a un'altra e via dicendo. Anche perché, quindi, per esempio, appunto nella carb cycling tutti suggeriscono di mangiare appunto di più nei giorni on e di meno nei rest day, però per esempio io, come altre persone, preferiamo mangiare di meno nel giorno di allenamento e un pochettino di più nel rest day, ma questo perché il mio metabolismo è fatto così. Poi dipende anche dal tipo di fisico, mesomorfo, endomorfo o ectomorfo che sia. Può essere anche una sensazione magari di fame. Uno nel giorno di allenamento magari tende ad avere un po' più di fame, allora ci può stare che mangi un po' di più. Magari nel giorno in cui non si allena tende ad avere meno fame, appunto perché ha bruciato meno calorie, allora lì si va a fare un compenso delle calorie che ha mangiato in più il giorno prima o il giorno che era, e va a ridurre di conseguenza nel giorno off. Sostanzialmente, perché c'è questo processo? Perché è nata questa cosa del... Allora, questo processo è nato innanzitutto per soddisfare la cosa più complicata da soddisfare. Stavo i muscoli. No, la psicologia umana è la cosa più complicata da soddisfare in assoluto, di conseguenza bisogna trovare sempre vie alternative per arrivare ad una cosa, che probabilmente ci si arriva comunque nel modo, per esempio, che sta facendo lui, ma è molto più complicato anche perché è una situazione più monotona, anche se più comoda, perché mentalmente stressante. Mentalmente stressante, assolutamente sì. Qualcuno che non vuole preparare una gara, oddio. La cosa importante alla fine della fiera è il totale calorico settimanale, perché il nostro corpo è lì che va a parare. Tu puoi dire se sei dimagrito o ingrassato a fine settimana, non dopo due giorni di dieta o dopo due giorni che ti abbuffi alla fine della fiera. Se una persona ti viene a chiedere, appunto perché questo video è anche fatto apposta per questo, è utile o non utile? Dammi una risposta. Una risposta secondo te. La risposta... Noi ragazzi portiamo la nostra esperienza. Luca porta magari quello che ha studiato in rapporto alla sua esperienza. Io ragazzi porto la mia esperienza in base a quello che sto facendo in questo momento. La mia idea ovviamente è che dipende, perché dipende è la risposta più ovvia, nel senso che dipende dal vostro obiettivo. Se volete raggiungere una condizione ai limiti del possibile per affrontare una gara, allora è consigliato. La consiglieresti? Assolutamente sì. In generale, se volete vivere il fitness e la vita in maniera sana e tranquilla, diciamo, un approccio del genere lo eviterei, anche perché è molto stressante. Se non dovete affrontare nessuna gara, ragazzi, è inutile. Anche perché, mi raccomando, cioè, quando noi parliamo di dieta, sono tutte cose che vanno calcolate al grammo, cioè non si può uscire da questa cosa. Se noi diciamo una cosa, la facciamo. Esattamente. Quindi ragazzi, è mentalmente difficile, come ha detto prima Luca, stare in un regime alimentare così ferreo. Sembra una cavolata, però purtroppo ragazzi, farla in un modo porta a un risultato, farla in un altro o male non porta assolutamente a niente. Comunque può portare addirittura a un peggioramento di determinate, esatto, cose. Esatto. Quindi mi viene da chiedere a Luca, ma secondo te questo i giorni on, giorni off, abbasso, alzo le calorie, è un po' strettamente legato anche al cheat meal? Assolutamente sì, ottima domanda tra l'altro, perché appunto per il punto di vista psicologico che vi stavo esponendo prima, se le calorie settimanali rimangono circa le stesse, variazioni minime, ci si tiene un po' durante la settimana e ci si lascia andare durante il weekend di cheat meal, non cheat day, quindi si parla di uno sgarro a livello di pasto, allora diciamo che probabilmente la dieta è anche più facile da affrontare, perché psicologicamente si è soddisfatti da un qualcosa. Attenzione, non bisogna arrivare a desiderare e a vivere quel pasto della settimana per tutta la settimana. Oh, comunque ragazzi, cioè noi stiamo improvvisando totalmente tutto, sia chiaro, non ci siamo scritti nulla. In questo momento stiamo veramente improvvisando. Poi c'è il sole, lo sapete tutti, ve l'abbiamo detto prima, siamo meteoropatici un po' entrambi. Un po' tutti. Questo sole, l'allegria che ci esce dalle orecchie pure. Basta queste ambulanze!
Un'altra domanda che mi è venuta in mente molto interessante: secondo te, lasciando stare un attimo la carb cycling, ma guardando più in generale, perché la carb cycling è una cosa specifica, certo, però guardiamo un po' giorni on, giorni off, più o meno calorie. Se io sto facendo massa e se io sto facendo definizione, si può utilizzare sempre o è una cosa che secondo te va... Siamo. Ok, ho capito bene la domanda. E allora, ragazzi, in realtà sì, si può utilizzare sempre, anche soprattutto in previsione di una massa pulita. Sicuramente per la definizione è ben indicata, perché è principalmente utilizzata per quello. Una massa pulita è, potrebbe essere un'ottima strategia. Ricordatevi sempre alla fine che una dieta di massa o una dieta di definizione sono definite dal totale calorico, dal surplus o dal deficit. Piccolo aggiornamento per quanto riguarda le mie condizioni fisiche, PS, se volete seguirmi su Instagram per avere aggiornamenti un po' più diretti, live sulla mia vita, seguitemi qui, boh, ve lo faccio comparire lì. E comunque io ora in questo momento sono a 3600 calorie e mano a mano che ci per stiamo avvicinando, per intenderci, e mano a mano che ci stiamo avvicinando a fine giugno, giorno in cui appunto avrò la gara, piano piano sto calando le calorie giocando sui proteine, grassi e carboidrati, quindi una discesa lenta e progressiva per poi vedere cosa fare, appunto, magari non lo so, tipo quelle robe tipo sparo manette ai carboidrati, vedo, non lo so, poi vediamo. Come andiamo a affrontare quindi un giorno on e un giorno off? Andiamo a affrontarlo seguendo un'alimentazione ciclica. Andremo a seguire un'alimentazione ciclica, quindi andremo a modificare i vari macronutrienti, proteine, grassi, carboidrati, a seconda del nostro dispendio calorico, in base al vostro programma di allenamento e in base ai vostri giorni di riposo. Io e Luca vi consigliamo sempre di rivolgervi a un vostro nutrizionista di fiducia per impostare magari un percorso del genere con lui. Noi l'unica cosa che vi chiediamo è mettere un like a questo video se ovviamente vi è piaciuto, se non vi è piaciuto un dislike, va benissimo. E spolliciate, voi spolliciate. In ogni caso, like o non like, qua sotto c'è l'area dei commenti, scriveteci, avete magari qualcosa da chiederci che volete sapere in aggiunta, noi vi risponderemo. I commenti negativi, va benissimo. Critiche, tutto quanto. Soprattutto se avete altre informazioni a riguardo, ragazzi, fatecele sapere, perché potremmo continuare il discorso. Esatto, non si smette mai di imparare purtroppo in questo mondo. E noi... Ragazzi, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao.